Troviamo in collegamento il senatore del Movimento 5 Stelle, Nicola Morra. Buongiorno Morra, ben trovato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Morra, De Benedetti Renzi, che idea ha maturato in queste ore di questi colloqui rilanciati al Fatto Quotidiano? Guardi, sono stati rilanciati al Fatto Quotidiano, ma anche dalla stampa. Mi dispiace che su altri organi di informazione non abbiano avuto altrettanto rilievo. Io sono dell'avviso che la cosa sia particolarmente grave, non tanto, diciamo così, per l'ingegner Carlo De Benedetti, quanto piuttosto per Matteo Renzi, perché un presidente del Consiglio avrebbe degli obblighi di riservatezza in merito a provvedimenti che in qualche modo dipendono anche e soprattutto da lui, per cui ipotizzare che frequentatori del Presidente del Consiglio, grazie a conversazioni con lo stesso, possano lucrare 600.000 euro grazie ad operazioni finanziarie abbastanza spregiudicate e spericolate, mi fa un pochino rabbrividire la pelle. Penso che in altri paesi tutto questo avrebbe comportato una reazione sdegnata e non sottotono come sta avvenendo purtroppo in Italia. In più aggiungo, e questo vorrei venisse giustamente meditato, che se, come dicevo, alcuni giornali, alcuni organi di informazione, alcune televisioni ne parlano ed altri no, beh, allora il problema è l'informazione, perché guarda caso l'ingegner Carlo De Benedetti è stato a capo di un grande impero editoriale, sappiamo tutti l'Espresso, la Repubblica, e poi non ci si deve stupire se allora l'informazione è, diciamo così, un pochino miope o strabica. A me piacerebbe un'editoria libera perché pura. Se al contrario l'editoria continua ad avere intrecci con altri settori dell'attività economica e dell'impresa, difficilmente potrà svolgere quel ruolo di cane da guardia della politica e della società che l'informazione libera deve assicurare. È o non è il quarto potere? Ecco Morra, a proposito degli altri organi di informazione, oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera, anche sulla prima del Messaggero, si parla di un grillo che si stacca dal blog da Casaleggio, che non fa campagna elettorale. Sul Corriere parlano di un Beppe Grillo in panchina per questa campagna elettorale, sempre più lontano dal movimento. È così? Beh, guardi, Beppe ha sempre ricordato che il movimento deve essere tutti quanti noi e ha sempre, sempre ribadito che questo paese si salverà non perché un singolo va al fronte, ma perché piuttosto tutti quanti i cittadini decidono di mettersi in testa il famoso elmetto. Sì. Ora, che questa vita sia logorante sotto gli occhi di tutti, noi non facciamo politica per professione, noi siamo persone normali con tanti altri interessi prestate ad un impegno gravoso e di grande responsabilità per riportare la barca sulla linea di galleggiamento, perché questa barca i politici di professione l'hanno in pratica messa in cattivissime acque. Sì. Ora Beppe giustamente ha anche lui le sue emozioni, i suoi affetti, la necessità di vivere in maniera libera. Si immagini quante volte magari la battuta di Beppe, come lui stesso definisce un comico, sia stata letta con una interpretazione solo ed esclusivamente politica, innescando polemiche infinite. Tutto questo, come lei capisce, è un'aberrazione mentale, per cui Beppe sta cercando di recuperare per sé, da un lato un pochino lo invidio, quel personale con cui si può dare senso e soddisfazione alla propria esistenza. Pochi giorni fa sul blog veniva postato un pezzo di Gianroberto Casaleggio in cui si ribadiva che la principale ricchezza di ogni essere umano non possa che essere il tempo che tu dedichi alle tue passioni, alle tue attività, ai tuoi interessi. E francamente le posso garantire che dovessi dedicare ad alcune fasi proceduralistiche della lavorazione di provvedimenti squallidi finalizzati a tutelare interessi di parte e di ben misera parte, non è affatto esaltante. Morra, per cui da un lato
Io non soltanto lo capisco, ma lo invidio anche. Morra, com'è iniziata questa campagna elettorale a livello di clima? Che clima avverte? Guardi, secondo me il Paese è da parecchio tempo in campagna elettorale, in particolar modo da quando il 4 di dicembre del 2016 si è fatto capire che era finita l'ubriacatura renziana. Adesso ci sono riposizionamenti continui, fatto sta che per quanto ho la possibilità di constatare, tutti i giorni i cittadini ci danno sempre più risposte incoraggianti. Io sono convinto che il prossimo 4 marzo noi ci potremo anche togliere grandi soddisfazioni a livello di elezioni amministrative, perché si vota anche in Lombardia, in sì. Regione Lazio e sì. nel Molise, e pertanto sono convinto che ci sarà una seconda ondata di tsunami e qualche nostro vecchio ex presidente della Repubblica sentirà un'altra volta boom. Il riferimento è puramente e volutamente casuale a un certo senatore a vita, Giorgio Napolitano. Sì. Morra, che ne pensa della proposta di Grasso, di Liberi Uguali, di abolire le tasse universitarie? Guardi, la proposta va un pochino interpretata in un certo modo. Io sono dell'avviso che una vera democrazia della conoscenza non possa che strutturarsi permettendo l'accesso alla conoscenza in maniera gratuita ed universale a tutti. Io, per esempio, sono dell'avviso che le spese per l'istruzione tutta e non soltanto per quella universitaria dovrebbero essere socializzate. Io sono dell'avviso che nel campo della fruizione dell'arte noi non dovremmo vantarci perché i nostri musei incassano di più. Noi dovremmo permettere a tutti quanti i cittadini di avere un rapporto con la conoscenza, con l'arte, con la bellezza, del tutto libero e gratuito, fermo restando che comunque i costi vanno naturalmente tenuti in pareggio, ma là ci sono tante proposte anche intelligenti. Sì. Per cui l'idea di non far pagare ad alcuno studente universitario gli studi deve essere un pochino più precisamente articolata, ma in via di principio non ci trovo nulla di ineccepibile, nulla di scandaloso, anzi. Morra, siete diventati nemici giurati di Berlusconi, la inorgoglisce questo? Guardi, noi siamo da sempre nemici giurati di quella politica che si fonda sull'apparenza, che si fonda sulla finzione, senza alcuna cattiveria, perché capisco anche che si tratti di persone di una certa età, quindi che le mie parole siano intese con la dovuta sensibilità. Io rimango colpito dall'immagine di una persona che ha parecchi anni sulle spalle e che dimostra sempre di più di essere ad uso e consumo delle telecamere. Io penso che questo non faccia bene alla politica italiana, perché la televisione sì è finzione, però noi dobbiamo sempre ricordarci che al primo posto c'è la realtà e non appunto videocracy, non homo videns, per citare dei libri che in passato ci hanno fatto comprendere la pericolosità dello schiacciamento della politica sulla dimensione ipocrita del puro apparire. Morra, prima di salutarci, come sta andando l'operazione leggidaabolire.it? State ricevendo delle proposte da parte dei cittadini? Guardi, mi pare che stia funzionando, mi pare che anche sui social sia stata oggetto di interpretazioni anche ironiche, divertenti. Fatto sta che io vorrei far riflettere tutti, sì. La proposta di abolire piuttosto che di proporre è stata raccolta in maniera quasi entusiastica da tantissimi. Evidentemente questo è un paese in cui c'è tantissima vis destruens, perché ciò che è stato costruito senza il necessario consenso. E questo spiega anche perché l'Italia sia il paese che annovera un numero pressoché infinito di leggi senza che le stesse vengano rispettate. Sì. E allora domandiamoci se non sia il caso di promuovere
un processo di snellimento dell'ordinamento legislativo, ma con leggi che siano effettivamente rispettate dai cittadini tutti, perché per primi i cittadini le considerano da rispettare. Grazie e buon lavoro al senatore del Movimento 5 Stelle Nicola Morra. Grazie senatore. Buona giornata a voi e buona giornata a tutti, e sono convinto che il 4 marzo ci divertiremo.